Amici, ancora una volta insieme, ben trovati nordest24.it, le 10:59. Ci prendiamo insomma un paio di minuti in attesa di andare appunto a riferire per quanto riguarda questo collegamento, oggi legato sicuramente all'emergenza coronavirus nella cittadina della Bassa Friulana. Infatti andremo alla tisana, vedete già collegato con noi nel primo cittadino appunto Daniele Galizio, sindaco. Daniele, innanzitutto ti do il buongiorno, poi aspettiamo per un attimo per le domande perché vado a verificare che tutta sia ok, e i primi amici mi scrivano sui commenti se si sente, se tutto insomma funziona e se mi vedete dandovi il buongiorno per questo 25 aprile 2020. Allora, Daniele, buongiorno e grazie della disponibilità. Perfetto, Buongiorno a te Roberto, grazie a te. allora un attimino solo, aspettiamo che Facebook mandi le notifiche ai nostri tantissimi amici. Eccola qui, vedo che siamo già live, un momentino, abbiamo già oltre 100 persone collegate, per cui aspettiamo ancora qualche secondo. Di cosa parleremo oggi? Mentre siamo in attesa di andare a sviscerare alcuni degli argomenti, anche alla luce, no, Daniele, della ripartenza tanto desiderata, tanto voluta, insomma, questa fase 2 che ormai stiamo citando da diverse settimane, di cui insomma siamo pare in addirittura di arrivo, perché anche i contagi, la curva epidemiologica, così come ci conferma l'Istituto Superiore di Sanità, pare che vada nel verso migliore. Quello quindi per quanto riguarda la registrazione dei contagi che continuano a scendere con un trend positivo, ma idem va per i ricoveri che sono veramente diminuiti di gran passo, e vale anche per i posti letto in terapia intensiva. Nel dettaglio oggi faremo quindi il punto della situazione per quanto riguarda gli amici di La Tisana che sono collegati con noi. Adesso vado anche a salutare qualche amico perché arrivano un sacco di messaggi. Parleremo dei contagi e quarantene, quindi l'emergenza sanitaria prima di tutto, ma poi ancora anche di tanti servizi collaterali come ad esempio l'aiuto alle famiglie, buoni spese, il centro raccolta, l'attività motoria, alla luce della mobilità all'interno delle regioni, se magari ci potremo spostare o magari ambire a poter andare anche nei paesi confinanti, come qualche sindaco oggi del Veneto stava già proponendo per quanto riguarda il confine col Friuli Venezia Giulia. Parleremo di mascherine, come è andata, come e se appunto ci sarà altra e ulteriore distribuzione. Citeremo anche le donazioni e le aziende che si sono impegnate circa la distribuzione, poi il piano anche di aiuti per quanto riguarda sicuramente l'economia. Sapete che il problema non è solo, ma prima di tutto sanitario. Daniele tra un po' ce lo confermerà. Abbiamo un problema importante legato all'economia per quanto riguarda un piano vero e proprio di ripresa di aiuti e alle aziende per quanto riguarda le tasse e famiglie. Allora, vedo che siamo già a 150, ragazzi, qui cresce, però dobbiamo partire a questo punto. Io leggo qualche messaggio veloce, poi Daniele abbi pazienza, partiamo. Mary, buongiorno, ciao da Deborah, ciao ragazzi, sai. Ancora sì, buongiorno da Brescia, ciao Barbara, Lorenza Michelin con noi, Annalise Grattoni, Christian Ferdon, ciao, grazie ragazzi anche per le condivisioni. Condividete questo video per favore, Zanchetta mi invia 100 stelle, grazie Christian del supporto come sempre, sei il numero uno. Laura Odorico, sindaco buongiorno, ecco Daniele ti saluta Laura Odorico. Gabriella Colasone, Buongiorno. buongiorno da Udine, abbiamo Federico Ettore, buongiorno anche lui, ci saluta. Buongiorno dalla Nuova Caledonia, ci saluta Cecil Selvaggi. Ciao cara, sono tanti gli amici friulani che si trovano anche fuori regione. Ancora, poi chi abbiamo? Rosa, per quanto riguarda i 600 euro, non ci sono arrivate, da dicembre che non lavoriamo. Rosa, arriveranno, insomma, abbiamo detto che già una gran parte è stata distribuita, altre avverranno entro il 30 aprile. Porta pazienza. Elisa, buongiorno. Jenny Tiso è con noi. Francesco Zanin, ciao Francesco, non manchi mai nelle nostre dirette, non so, super geometra. Ok, dai, prima ondata di saluti. Ragazzi, preparate le vostre domande per il sindaco Daniele Galizio, noi comunque cercheremo di essere esauriti già nelle sue prime risposte. Partiamo. Daniele, allora, tanti gli amici collegati, quasi 200 persone che aspettano di sapere contagi e quarantena. Lascio a te la parola. Qual è in questo momento la situazione attuale a La Tisana dal punto di vista sanitario? Come è andato il trend? Come si è spostata questa curva all'interno appunto della Bassa Friulana? E se siamo pronti per una ripartenza? Prego. Grazie, allora partiamo subito con i numeri. Diciamo che dopo una crescita abbastanza importante che c'è stata nelle prime settimane, negli ultimi 20 giorni il numero totale dei contagiati è salito di sole 2 unità e nel frattempo però ci sono anche state molte guarigioni. Quindi ad oggi dai 27 totali, diciamo, che sono stati appunto contagiati,
ci troviamo in una situazione in cui solo 8 sono ancora casi positivi, mentre gli altri 19 sono guariti. Non ho segnalazioni di casi gravi e quindi, insomma, incrociamo le dita e speriamo che questo trend continui a confermarsi anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Bene, allora questo per quanto riguarda i casi di contagio alla tisana, poi insomma andiamo a parlare anche di altre cose, come abbiamo già affrontato diverso tempo fa e poi in apertura di questa diretta. Voi oggi avete però, so nel pomeriggio con Riccardi, un incontro, diversi sono gli incontri in videoconferenza, si parla anche di un'emergenza, insomma anche da un punto di vista sociale. Ti chiedo a lato pratico, perché noi siamo un po' i traduttori, Nordvest24, io in primis nelle mie dirette traduco un po' tutto ciò che è politica in parte pratica per le persone. Sindaco, le chiedo subito, alla luce dell'emergenza che abbiamo vissuto, abbiamo avuto tanti problemi riguardo alle famiglie, al lavoro e condizioni economiche che sono critiche. Io so che oggi pomeriggio continuate a parlarne anche da un punto di vista socio-sanitario e sociale soprattutto. Insomma, qual è il punto per quanto riguarda queste famiglie? Allora, sicuramente dopo l'emergenza sanitaria, che via via fortunatamente si sta risolvendo, il problema vero è l'emergenza sociale. Quindi, come anche presidente dell'ambito dei servizi sociali dei 12 comuni che comprendono fino a Lignano e a San Giorgio di Nogaro, stiamo affrontando questa situazione in un territorio che è assolutamente forse più coinvolto di altri, in quanto molti dei lavoratori che abitano i nostri comuni si basano su un'entrata che è quella da lavoro stagionale. Quindi in questo senso, insieme appunto a tutti i dipendenti e i dirigenti dei servizi sociali, abbiamo fin da subito operato proprio per dare supporto e per dare aiuti alle famiglie. Faccio magari giusto per dare anche alcuni numeri. Con il contributo che è stato concesso dal governo per circa 300.000 euro per quanto riguarda il nostro ambito, diciamo i comuni che hanno utilizzato più fondi sono Lignano, che ha esaurito addirittura i fondi a disposizione, e iniziando anche la parte appunto di, come dire, di economica per andare a rimpinguare poter continuare a concedere i buoni spesa. Gli altri due comuni, diciamo la Tisana e San Giorgio di Nogaro, sono quelli che hanno sofferto forse di più di altri, e quindi, come dire, l'emergenza che sta nascendo, sarà un'emergenza che ci vedrà impegnati nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Sicuramente a questo poi si aggiunge un altro discorso, prima di passare anche ad altre cose, il piano di aiuti di aziende e quant'altro, il discorso dei buoni spesa. Facciamo il punto della situazione per quanti magari ancora sono a conoscenza di questo argomento. Come funziona, Daniele? Allora, diciamo ci sono dei requisiti per l'accesso ai buoni spesa, stiamo anche semplificando la procedura per la presentazione della domanda, quindi tramite un sito web dove si entra e si va a compilare la domanda senza dover scaricare moduli o comunque, diciamo, compilarli manualmente. I requisiti sono legati ovviamente alle entrate attuali del nucleo familiare, sottratti i costi legati a mutui piuttosto che ad affitti, e quindi sulla base del calcolo poi vengono erogati questi buoni spesa. L'intenzione è quella di andare avanti anche appunto nei prossimi mesi. Dovremo anche capire come verranno finanziati, se sarà di nuovo il governo a finanziare nuovamente i comuni per questa misura. Poi c'è l'altra misura che sta per entrare in vigore, che è quella del reddito di emergenza. Anche quella sarà una misura gestita dai servizi sociali dei comuni, e i contributi quindi andranno direttamente ai comuni, che poi li erogheranno per il tramite dei servizi sociali ai cittadini in difficoltà. Diciamo che quello che posso dire è che sono numeri assolutamente preoccupanti. Ripeto, sicuramente anche legati alla stagionalità di molti lavoratori del nostro territorio. Purtroppo sappiamo che la stagione, se ci sarà una stagione, sarà una stagione
più che dimezzata rispetto agli anni scorsi. Questa è una fonte di preoccupazione per tutti i nostri comuni, per tutto il nostro territorio. A proposito di questo, ricordo i nostri amici che sono collegati per quanto riguarda appunto Stagione, che proprio Bini in questo momento abbiamo pubblicato un articolo che riguarda proprio di fatto la gestione delle spiagge e quant'altro. Non tanto perché, caro Daniele, devi sapere, molti a volte commentano un po' così dicendo qual è la preoccupazione delle spiagge, insomma stiamo affrontando un altro tipo di preoccupazione che è quella della salute, di cosa vi state occupando. Ma in realtà, come tu dicevi, mi collego a questo perché ci sono troppe ripercussioni negative rispetto a chi invece ha bisogno di lavorare e tutti i ragazzi che mi scrivono, Roberto, sono una lavoratrice stagionale di Bibione, magari di Grado, di Lignano, tutte le persone che ci seguono, a Carle, Jesolo, abbiamo tanti lettori e ascoltatori e ci dicono non ho la possibilità di lavorare, ho mutuo, ho rate da pagare, insomma ho figli da mantenere, questa è una seria problematica. Quindi ragazzi, quando parliamo di spiaggia o di turismo, lo stiamo facendo in previsione del fatto che c'è bisogno di far ripartire anche tanta gente che in questo momento fa difficoltà a fare la spesa, quindi abbiate un po' di buon senso. E quando sentite che parliamo e gestiamo questo tipo di informazione. Grazie, mi dice Bruno Zanon per queste dirette. Complimenti, buona giornata. Abbiamo ancora tanti amici che ci seguono. Vittorio mi dice: mi piace vedervi, vorrei capire bene se ci sono novità per quanto riguarda nuove disposizioni in Regione Friuli. Ma al momento pare, Daniele, non so se tu magari sai qualcosina più di me, però stiamo andando verso una nuova ordinanza. Parliamone, perché nel vicinissimo Veneto abbiamo avuto ieri nuove regole e disposizioni e un allentamento delle restrizioni da parte del governatore Veneto Luca Zaia. Pare dalle dichiarazioni di Palazzo di ieri per quanto riguarda Massimiliano Fedriga che sia sulla linea di seguire ciò che è successo ieri in Veneto per quanto riguarda apertura cimiteri, l'asporto per tutti gli esercizi pubblici e anche la possibilità di muoverci oltre i 500 metri all'interno dei propri comuni. Hai aggiornamenti a riguardo di questa ordinanza? Allora, onestamente, ho visto circolare una bozza che mi sembrava piuttosto simile a quella del Veneto. E, di fatto condivido anche determinate scelte, ma se mi permetti farei un intervento anche più generale. E, nel senso che io quello che noto è che ancora non tutti i cittadini assumono atteggiamenti responsabili e di rispetto delle norme igienico-sanitarie. Perché dico questo? Perché se tutti rispettassimo le regole potremmo aprire anche tutto. Sicuramente noi siamo un popolo dove la distanza sociale non può essere considerata al pari di quella della Germania o dei paesi nordici. Diciamo, siamo abituati a incontrarci, ad abbracciarci, a stare vicini. E questo sicuramente è un aspetto culturale che non si può cambiare. Ma in questa fase è fondamentale che tutti i cittadini rispettino le regole. Purtroppo mi capita di vedere ancora molte persone senza le mascherine, senza i guanti, e dico semplicemente questo: se tutti facciamo personalmente uno sforzo per rispettare queste regole, possiamo riaprire, dobbiamo riaprire perché poi l'economia, e come giustamente dicevi un attimo fa, Roberto, quando parliamo di turismo non lo parliamo da utenti, ma lo parliamo da operatori del turismo. Quindi non stiamo parlando di aprire le spiagge perché io e te, Roberto, vogliamo andare in spiaggia, ma vogliamo riaprire le spiagge perché danno lavoro. Io do solo un numero: Lignano e Bibione fanno 10 milioni di presenze. 10 milioni di presenze sono moltissime e quelle 10 milioni di presenze danno da lavorare alle nostre aziende, ai nostri cittadini e quindi venendo a mancare come dire, un introito così importante, potete ben capire come un territorio possa essere messo in ginocchio ancor più di altri territori. Va bene, grazie Daniele. Volevo rimanere un attimo sul discorso della mobilità prima di passare anche ad altre cose, fare il punto di mascherine, donazioni, pieno di aiuti per le aziende e quant'altro. Tanti amici mi fanno ancora una domanda, poi leggo qualche messaggio, come ad esempio Luigi mi fa delle domande, Giuseppe Vassallo, adesso vado a leggere anche voi. Riguardo alla mobilità, nel caso in cui nell'ipotesi del 4 maggio ci sia, quindi sia confermato in questo nuovo DPCM il fatto che possiamo muoverci, spostarci finalmente fuori
fuori dai nostri comuni in sicurezza, come tu Daniele dici, quindi con mascherina, ragazzi, con mascherina, gel se siamo all'aperto delle mani, e quindi massima disinfezione, poi uso dei guanti in tutti i negozi, ma soprattutto poi quando andiamo a fare la spesa e tocchiamo poi della merce al dettaglio, quindi mi raccomando, questo non deve mai mancare, come diceva giustamente Galizio. Ma poi dal 4 maggio qualcuno diceva, carissimo Daniele, che a zone di confine, come ad esempio proprio la tisana, che a volte faccio l'esempio anche per parlare del nord Italia, mi viene sempre in mente la tisana e San Michele, divisi da un soffio, divisi da un fiume, no? Da un corso d'acqua, ecco, esatto, ci sono veramente delle troppe, c'è una rete, un intreccio, no, di relazioni, di padri, di figli, di nonni con nipoti. Se è pensabile, è auspicabile il fatto che in questa mobilità intraregionale possa esserci una deroga fatta, magari non so come funziona da un punto di vista legale, se può provvedere un sindaco o serve un'ordinanza regionale, dimmi tu come potrebbe funzionare il fatto di estendere al primo paese vicino al proprio confine, come proprio può essere magari San Giorgio al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, Bibione, l'accesso anche per motivi che non siano strettamente legati all'assoluta urgenza. Che cosa ne pensi, se resti favorevole o meno, e come funzionerebbe da un punto di vista pratico legale la cosa? Allora, sicuramente sono favorevole, anche perché, come ben hai detto, la tisana e San Michele al Tagliamento sono, io dico sempre, uniti da un fiume più che divisi da un fiume, è quasi una stessa città che è attraversata da un fiume. È evidente come i parenti, gli amici o comunque tutte le frequentazioni siano, come dire, ignorino un confine geopolitico disegnato su una cartina. È chiaro che come sindaco non abbiamo questo potere, credo che questa indicazione debba arrivare dall'alto e potrebbe essere forse magari risolta anche in modo semplice, dando una certa distanza, magari in 2 chilometri, 3 chilometri, che permetta appunto la mobilità, perché è paradossale che un cittadino di San Michele al Tagliamento può andare sul lago di Garda, ma esatto, non può andare a 100 metri a trovare la mamma, il papà, il figlio. Ecco, questo quindi non è logica, sia, no? Un tema che, esatto, crediamo sia importante prestare attenzione anche a questo. Quindi saresti comunque favorevole in questo, e chi dovrebbe legiferare? Ma credo che questo competa alle regioni e al governo. Ah, ok, perfetto, va bene. Allora, passiamo anche ad altre cose importanti per quanto riguarda sicuramente anche la situazione di la tisana. Tanti, io ti raccolgo le domande che le persone mi fanno, queste non sono le mie domande, questi sono i commenti e i contatti messenger che ricevo quotidianamente. Quando le mascherine, insomma, c'è stata una distribuzione, qualcuno mi diceva, guardate che in altri paesi del vicino Veneto, perché poi gli abitanti fanno spesso i confronti, no? Tra come si muovono le varie amministrazioni comunali, su questo bisogna fare un attimo di attenzione, stanno facendo una seconda ridistribuzione per le mascherine alla luce delle riaperture della fase 2. Come funzionerà alla tisana? Allora, lo stiamo prevedendo anche noi, di fatto. Ricordo anche che siamo stati fra i primissimi comuni in Friuli Venezia Giulia a completare la distribuzione a tutti i nuclei familiari, anche perché il quantitativo che c'era arrivato dalla Protezione Civile in prima battuta non era sufficiente per coprire tutti i nuclei familiari. Ci siamo attrezzati, abbiamo acquistato i materiali, abbiamo avuto la fortuna di avere alcune aziende del nostro territorio che si sono rese disponibili gratuitamente per costruire, per produrre queste mascherine, e in tempi record siamo riusciti a produrne un quantitativo tale da permettere la distribuzione a tutti i nuclei familiari del nostro territorio. È chiaro che si parla di mascherine lavabili, no? Quindi hanno una determinata durata. È anche vero che nel momento in cui le persone cominceranno ad uscire più frequentemente di casa, le dovranno lavare più volte e quindi si usureranno in modo più rapido. Noi stiamo continuando la produzione, si sta anche ragionando sulla distribuzione e sulla produzione di mascherine più piccole per i bimbi, perché anche questo è un tema importante. Perché anche quando i bimbi cominceranno ad uscire, insomma, non potranno utilizzare quelle più grandi che utilizzano i genitori. Quindi anche in questo senso, come giunta, ci stiamo muovendo proprio per produrre anche queste, e anche pensando al fatto che ci sarà necessità di ulteriori giri di distribuzione.
solo una comunicazione di servizio per i cittadini che ascoltano. Chi non dovesse aver ricevuto per X motivi le mascherine può contattare il numero di telefono 0431 59168 della Protezione Civile per concordare la consegna delle mascherine. Ho approfittato, No, Roberto, per hai la fatto benissimo, comunicazione. mi sono segnato il numero 59168, ragazzi, 0431 il prefisso, nel caso in cui diversi amici mi dicevano che non so per quale motivo, adesso non ho approfondito, ma non avevano ricevuto la mascherina, insomma, 59168 il numero della protezione civile. Ti faccio una domanda, Daniele. Silvia mi scrive se io... Dimmi. Ah no, scusami. Diceva, se io voglio andare dai miei genitori a Pordenone, devo passare per il Veneto, posso semplicemente transitare per poi raggiungere la destinazione, comunque che è in Friuli? Allora, questo in questo momento non è chiaro. Io mi sentirei di rispondere che è più sicuro passare per il Friuli, perché se dovessero fermarmi in Veneto, non so come verrebbe interpretata da chi fa il controllo. Quindi anche su questo credo che poi ci saranno delle note esplicative che faranno chiarezza su questo. Se devo risponderle oggi, magari è meglio che non rischi Bravo. ad andare in Veneto, ecco. Giustamente, rispondono così anche, sono più veloci di noi i ragazzi che hanno risposto sotto il suo commento. Vittorio Crepaldi dice, passa da San Vito al Tagliamento, fai il ponte di Madrese o dovresti evitare il Veneto, così come hai detto tu. Va bene, grazie ragazzi. Esattamente. Ciao Antonellina Camerin, buon sabato a tutti. Grazie mille. Merita, bravo, perché i bambini, caro sindaco, non possono usare quelle mascherine grandi, quindi ti appoggiano in questo. E il punto è anche dei bambini che comunque possono essere asintomatici. Sappiamo che loro hanno visto, hanno dimostrato che affrontano il contagio da coronavirus nel migliore dei modi, come dal punto di vista del sistema immunitario, contrariamente a quanto pensavamo. In realtà, se la cava meglio un bimbo rispetto che un anziano, anzi, è decisamente il contrario di quello che si pensava. Però lo ricordiamo, come diceva il sindaco, ragazzi, ricordiamoci che i bimbi vanno protetti anche loro perché sono comunque portatori, possono quindi contenere il virus e andare poi a contagiare eventuali altre persone. L'unico modo per non farlo è far indossare a loro, nel caso in cui entrano in contatto anche con nonni, anziani al parco, quando sarà la fase 2 tanto desiderata, indossando delle mascherine di cui ci parlava il sindaco poco fa. E poi abbiamo tanti tanti messaggi prima di continuare con le cose. Simone Lando, speriamo proprio che le regioni Friuli e Veneto trovino un accordo ad hoc sui confini. Su questo abbiamo già detto, Daniele, no? Assolutamente sì. Farei anche un piccolo passo indietro. Se Sì. ricordate, quando furono istituite le prime zone rosse, ci fu proprio il problema che la provincia di Venezia era zona rossa, mentre la provincia di Udine non lo era. Quindi diciamo il problema l'abbiamo già vissuto in precedenza. Credo sia necessario, soprattutto per casi come questi, la Tisane San Michele del Tagliamento, ma ce ne sono anche degli altri, sia importante prevedere insomma, una deroga o comunque una norma particolare che permetta almeno questi spostamenti. Quindi su questo siamo assolutamente d'accordo, speriamo che venga fatto. Ok, senti, un'altra cosa invece, Oliva Barei mi scrive, si dice che chi ha 60 anni deve rimanere a casa e chi lavora come me, ne ho 63, chi mi mantiene? Allora, facciamo chiarezza, Daniele, c'è questa cosa che sta circolando del fatto che sopra i 60 devono rimanere a casa, non è proprio così. Come possiamo rispondere alla cara amica Oliva Barei? Allora, a me non risulta questa indicazione, quindi dalle informazioni che ho in questo momento non c'è. L'indicazione sicuramente è che le fasce più anziane della popolazione, soprattutto chi non lavora, è come dire, suggerito e consigliabile restino nelle loro abitazioni, proprio per evitare rischi inutili. Ricordo anche che abbiamo in tutta la regione Friuli Venezia Giulia attivato in tutti i comuni un servizio di assistenza alla popolazione per l'acquisto di spese e medicinali a domicilio e purtroppo devo dirti che non lo sta usando quasi nessuno. Sono Dai. pochissimi i nuclei familiari ultra 75 anni ultra 70 anni che non utilizzano questo servizio. È chiaro che no, la spesa tutti vogliono andare a farsela da soli, però insomma, più l'età è avanzata, più il rischio no,
lo vediamo dai numeri, anche come sintomi gravi che possono accadere, e quindi non c'è una regola, ma c'è un suggerimento. Quindi se una persona ha 63 anni e sta lavorando, non c'è nessun divieto, assolutamente. Però se parliamo di una persona che magari ha 65 anni, 66 anni e è in pensione, insomma, se evitasse gli spostamenti sarebbe meglio, soprattutto per lui. Le cosiddette regole del buonsenso che spesso mancano, no, Daniele? Esatto. Ahimè. Insomma, andiamo veloci, ho troppe domandine. Innanzitutto Anna Maria Mauro mi dice, Anna Mauro, bravo il mio sindaco. Bene, ok, ciao Anna, quindi ti appoggia. Gloria Crivellini, Ciao, buongiorno, ragazzi. buon lavoro, grazie Gloria. Silvia, va bene, poi Luigi, le mascherine e i guanti, sindaco, verranno consegnate anche ai negozi per il personale? Grazie, ci scrive Luigi Marra. Allora, su questo le norme prevedono che siano a provvedere i gestori stessi degli esercizi. Ricordo anche che è sempre in norma, quindi in legge, diciamo in ordinanza, era stato indicato addirittura che fossero gli stessi supermercati a distribuire i guanti. Quindi da quello che mi risulta, l'approvvigionamento, no, sia per i dipendenti ed eventualmente i guanti per i clienti va fatto dai gestori stessi. Poi questo, non so se cambierà qualcosa, però ad oggi queste sono le indicazioni che abbiamo avuto. È anche vero, che in questo momento c'è una maggior semplicità nel reperimento di mascherine e guanti rispetto a quanto lo era nel primo periodo. Quindi molti le stanno producendo, molte aziende, anche friulane, si sono riconvertite proprio per la produzione di mascherine e quindi, come dire, non c'è più la difficoltà che c'era inizialmente. Per fortuna. Noi, ripeto, andiamo avanti con la produzione proprio perché sappiamo che ci sarà un lungo periodo richiesto appunto di utilizzo delle mascherine. Va bene, grazie, andiamo ancora velocissimi. Grazie per tenerci informati, mi scrive Vittorio in maniera che avevamo dimenticato in questo periodo, ovvero senza urlare, senza faziosità. Vittorio, siamo già in un momento difficile della nostra di emergenza, se ci mettiamo a urlare e fare insomma discussioni politiche non ne usciamo più. Credo che in questo periodo, come stiamo facendo tutti i giorni in diretta dal 23 febbraio, le persone hanno bisogno di essere rassicurate, non di essere illuse, ma di essere insomma anche come fa il sindaco Galizio, no? Dove dà le comunicazioni riguardo i contagi, quarantene, insomma, senza nascondere nulla alla luce del sole, ma poi soprattutto con estrema calma e pazienza, che è quello che dobbiamo avere tutti, voi compresi e io compreso, nel rispettare le norme di sicurezza. Tonin mi dice: se non si apre in Friuli Venezia Giulia con lunedì, possiamo andare a lavorare in Veneto. Tiziana Battaglini, buongiorno, solo per informazione, per ringraziare il comune. Questa mattina abbiamo ricevuto la mascherina per il bambino, è bellissima. E ciao da Ronchis. Quindi si stanno muovendo anche lì in ugual Sì, misura, Daniele? allora sì, con Ronchi stiamo anche collaborando, fra l'altro nella fase iniziale li abbiamo aiutati proprio per quanto riguarda una fornitura di mascherine, con Ronchi da sempre ci sono rapporti ottimi di collaborazione e appunto insieme stiamo comunque lavorando anche pensando ai più piccoli. È chiaro che la Tisana ha dei numeri ovviamente diversi perché chiaramente è una città che conta 8-9 volte la popolazione di Ronchis, quindi per noi i numeri chiaramente sono un po' più importanti, però c'è una collaborazione in atto già da tempo con loro. Sì, Carla Stefanel mi dice che in realtà quando appunto hai affrontato l'argomento del fatto che erano difficili da reperire le mascherine, mi dice io in quel periodo ero in gravidanza, hanno portato le mascherine ai miei suoceri, io però mi sono dovuta arrangiare, per cui c'è stato, sicuramente abbiamo avuto un attimo, però abbiamo già risposto anche a questa affermazione. Angela Mauro mi scrive, buongiorno, vorrei sapere quando si apriranno i vari cimiteri del comune, grazie. Allora, questo dipende dall'ordinanza di fatto. Da quello che so, sembrerebbe che, come è stato fatto in Veneto, anche in Friuli si vada verso una riapertura, ovviamente con ingressi contingentati, con rispetto della distanza minima interpersonale, ma sembrerebbe che, anche qui in Friuli, si andrà verso la riapertura dei cimiteri. Ovviamente nel momento in cui ci sarà questa ordinanza, io andrò a recepire immediatamente come ho fatto per tutte le ordinanze precedenti.
Perfetto, ok, quindi seguiremo anche la pagina e la sua pagina, quella del comune di Latisana. Paolo Baccaglini, mi sono collegato da poco in previsione futura. Sindaco, sarà possibile andare fuori regione almeno a San Michele al Tagliamento o a Portoguaro? Di questo ne abbiamo ovviamente parlato. Allora, sicuramente per i motivi lavorativi e di necessità e di urgenza già lo si poteva fare. È chiaro che ci attendiamo che quantomeno nella vicina San Michele al Tagliamento, adesso non lo so, bisognerà definire anche una distanza, no? In chilometri, credo, ma auspichiamo che questo possa essere concesso ai cittadini, insomma. Ok, grazie, l'abbiamo detto già un paio di volte, ma giusto ricordarlo, a volte le persone si collegano in un secondo momento, poi siamo veramente tanti oggi. Vittorio Fregonese, Sindaco Galizio, può parlare per favore un po' anche di nautica? Cosa sappiamo? Assolutamente, assolutamente sì. Allora, la Tisana, ha un fiore all'occhiello che è l'Aprilia Marittima, che per posti, barca per nautica da diporto è, leader in Europa. Per noi è un'economia molto importante del nostro territorio. La regione si sta muovendo proprio per permettere anche la riapertura già durante la prossima settimana, no, quindi di permettere anche la manutenzione delle barche, piuttosto che alcune attività anche dei nostri validissimi artigiani, e quindi auspico che anche in quel contesto lì la ripresa e la ripartenza possa avvenire in tempi brevi, anche perché credo che sia un settore dove è forse anche più facile rispettare le norme igienico-sanitarie rispetto ai bar e ristoranti, che chiaramente hanno una difficoltà maggiore. Quindi, per quanto riguarda la nautica, auspico che si possa ripartire, perché anche quello è diciamo, un aspetto turistico importante del nostro territorio. Quindi, ben venga se già da lunedì si può ritornare a una normalità in quel contesto. Pare proprio di sì, almeno dalle voci, insomma, dalle conferme ricevute ieri. Siamo in attesa oggi, probabilmente o a minuti o a ore dovremo ricevere comunicazioni da parte del nostro presidente della regione, Massimiliano Federica. Quindi, Vittorio, ti abbiamo risposto per quanto riguarda la nautica. Aspetta, continua a seguirci perché a breve in giornata ci saranno novità e quindi la via libera per quanto riguarda manutenzione, come diceva proprio il sindaco, proprio da lunedì 27 aprile. Andiamo ancora a Nicola Morocutti, mi chiede buongiorno. Rimane un dubbio, vediamo se riusciamo a rispondere. Mi dice Nicola: io ho la residenza a Paluzza in provincia di Udine e sono però domiciliato a San Michele al Tagliamento. Avrò la possibilità di proseguire verso Paluzza, trovare i genitori e o il passaggio Veneto-Friuli sarà limitato al comune confinante? Diciamo, ne abbiamo parlato anche prima, al contrario, nel senso che però questo credo andrà individuato, andrà regolato dalle ordinanze, no? Di Friuli e Veneto o da quello che dirà il governo. Quindi su questo, in questo momento, purtroppo non riusciamo a rispondere, a dare un chiarimento Esatto. esaustivo. Dobbiamo attendere ancora un attimo, carissimo amico che hai smesso il commento, continua a seguirci, avremo ulteriori aggiornamenti. Tu sai che a livello generale dal 4 maggio, insomma, la mobilità sarà sicuramente intraregionale all'interno della tua regione. Per quanto riguarda queste eccezioni di cui mi state facendo riferimento, o tanti altri commenti che ora salto perché la risposta è la stessa identica per tutti, ragazzi, dovete attendere ancora un attimino. La cosa importante che abbiamo sentito da parte del sindaco in diretta Galizio di Latisana è che c'è la volontà comunque di appoggiare questa piccola estensione, magari in riferimento a qualche chilometro rispetto ai paesi che sono davvero intrecciati riguardo anche ai rapporti, ma soprattutto poi anche alle famiglie tra Latisana, San Michele al Tagliamento o comunque comuni limitrofi. Bruno Zanon, vi devo purtroppo lasciare, ma non senza ringraziarvi. Figurati, grazie a te. Francesca Bettio mi dice: buongiorno, è previsto un orario più breve per i negozi oppure a discrezione del datore di lavoro? E per quanto riguarda invece la cassa integrazione, quando è previsto il pagamento da parte dell'INPS? Grazie e saluto. Com'è nella città di Latisana? Quali sono i feedback che hai ricevuto rispetto a queste cose, Sindaco? Allora, beh, diciamo, per quanto riguarda gli orari di lavoro, anche questi, come dire, ho ricevuto diverse comunicazioni, comunque informazioni
relativamente alle varie categorie, dove si ipotizzano una serie di orari massimi di apertura all'interno dei quali magari dare un po' di flessibilità ai commercianti, agli esercenti o ai gestori. Quindi su questo credo vada determinato anche in base al tipo di attività, quindi alle categorie economiche. Ad esempio, l'altro giorno vedevo una proposta da parte dell'associazione di categoria che tutela i diritti dei parrucchieri, degli estetisti, tatuaggi e quant'altro, e anche lì c'erano delle proposte, come in altri, diciamo, frangenti, stiamo vedendo un po' di proposte. Credo però magari sia importante anche, come dire, uniformare. Perché altrimenti diventa uniformare, intendo, all'interno dei comuni o all'interno delle regioni, utilizzando modalità, non dico identiche, ma quantomeno simili, perché altrimenti, come dire, anche il cittadino, il cliente, di queste attività economiche, si trova poi spaesato e magari poi scopre che un negozio chiude alle 5, un negozio chiude alle 2. Credo che un po' di uniformità, sia importante, fatto salvo la flessibilità anche da parte dei gestori di adottare degli orari a loro consoni, insomma, ecco. Cambiamo ancora un attimo argomento e parliamo della situazione sanitaria, no, in Galizia. Fabiana Ghezzo mi dice, ma lei chiede, ma agevolare l'uscita dal lavoro per chi ha 66-67 anni a pochi mesi dalla pensione non è più rischioso per loro? Diciamo che questo è un tema di cui possiamo parlarne, ma va al di là chiaramente delle competenze di un ente locale come un comune. Diciamo che allora, io non ho ben capito la domanda, cioè agevolare l'uscita dal lavoro significa cercare di mandare in pensionamento chi è vicino alla scadenza. Credo proprio di sì, no? Per chi ha 66-67 anni, a pochi mesi dalla pensione, non è più rischioso per loro, però non lo so se c'è una risposta. Sì, non riesco a capire, più che Ok, altro Fabiana, il scrivici meglio, rischio. Fabiana, perché altrimenti non riusciamo a capire. Passiamo anche ad altre cose. Paola Maurizio, buongiorno, carissima, vedo che mi segui spesso, mi fa un pi tanto piacere agli amici della Bassa Friulana che sono molto affezionati alle nostre dirette. Allora, Paola Maurizio, ha un messaggio per lei, sindaco. Gentilmente, signor sindaco, lavori in piazza come andrà? Grazie mille da Fotoservice, che tu conosci. Allora, beh, intanto saluto la Paola. Beh, sicuramente noi ci siamo attivati proprio per approfittare di questo periodo qua per permettere la conclusione dei lavori di Piazza Indipendenza. Abbiamo fatto anche altre attività di manutenzione sul territorio proprio perché, come dire, abbiamo approfittato, no? Come dire, del minor traffico di avere spazi liberi per poter fare queste opere. È mia intenzione cercare di concludere nel brevissimo periodo i lavori di Piazza Indipendenza, che comunque in questo momento è completamente aperta. Ok, grazie Sindaco anche per questa risposta, grazie Paola di averci seguito, speriamo di aver risposto alla domanda. Poi avevamo anche altre cose, nel frattempo ragazzi se avete altre domande per il Sindaco ancora qualche minuto, approfittatene subito, altrimenti poi andiamo verso la chiusura. Ho visto oggi comparire su un quotidiano locale, Daniele Galizio, vorrei fare due parole in merito a questo tema che è comunque di attualità, una proposta da parte del centrodestra riguardo al gettone di beneficenza. E mi sembra che lei non hanno trovato l'accordo con lei, insomma, lei non è favorevole a questo gettone di beneficenza, ma ne diamo giusto ha la possibilità di rispondere ora in parole, oltre ad un articolo che è stato, insomma, pubblicato oggi. Qual è la visione del sindaco alla luce di questa proposta di devolvere questi gettoni di beneficenza? Spieghiamo. Allora, guardi, la mia idea è assolutamente chiara ed è legata al fatto che la beneficenza si fa in silenzio, non per farsi belli agli occhi dei cittadini. E ritengo che ognuno si debba sentire libero di donare quello che può donare. Quindi chi può donare di più donerà di più, chi può donare di meno donerà di meno. Io non certamente non amo la beneficenza fatta per fare, come dire,
per farsi belli. Quindi non in questo momento neanche dichiaro quello che personalmente ho fatto. E comunque se qualche, diciamo, qualcuno vuole poi andare a vedere, visto che abbiamo aperto un conto corrente donazioni, come Comune di Latisana, si trovano tutte le informazioni sul sito web del Comune di Latisana o sui canali social. Se uno vorrà poi andare a vedere, no, qua, chi e quante sono state le donazioni, potrà farlo come consigliere comunale, avrà tutta la possibilità di farlo. Non amo, appunto queste operazioni che considero un po' più di spettacolo che concrete. Credo quindi che, insomma, chi ha buona volontà può fare le donazioni, ne sono già arrivate diverse, e quindi abbiamo attivato questo canale, un conto corrente dedicato per le donazioni. Peraltro devo anche dire che molti cittadini mi avevano chiamato proprio per chiedere se c'era la possibilità di fare Ma donazioni. dai, Quindi, bello. ecco, sì, su questo siamo attivati subito. Ecco. Bene, bene, bene. È una bella cosa quella che stai dicendo. C'è gente che chiama per dire posso essere d'aiuto. Anche a noi tanti amici mi dicono Roberto, possiamo darti una mano nell'informazione che la fai gratuitamente e tutto. Io dico sì, ragazzi, potete farlo cliccando sulle stelline, che è questo feedback che possiamo ricevere per quanto riguarda l'engagement e il valore che ci può dare Facebook. È una piccolissima donazione anche qui di sostegno alla strumentazione. Allora, andiamo verso la fine, ma non ho concluso perché abbiamo anche un'altra domanda che tanti mi hanno fatto. Sindaco, per quanto riguarda un piano di aiuti alle aziende e le tasse dei nostri cittadini. Veniamo alla parte pratica, quella che più interessa ai lavoratori che ci seguono, alle aziende, anche titolari che sono qui collegati con noi e poi soprattutto anche alle famiglie. Qual è il piano che abbiamo letto nel quotidiano, insomma, qui in edicola in questi giorni, oggi ripreso e quindi anche appunto abbiamo diffuso. Qual è questo, diciamo, pensiero del comune, soprattutto da un punto di vista di una parte logistica pratica di aiuto? Allora, partiamo con la prima azione concreta che abbiamo fatto, che è stata quella di sospendere fino al 31 agosto tutte le imposte e i tributi. È allo Fino a studio, quando, ovviamente, perché sindaco? no, fino al 31 agosto. Quindi, fino al Ecco, 31 agosto, cosa è sospeso? è sospeso, diciamo, la Tari, la TOSAP, l'ICP, quindi tutta la parte di tasse, adesso le chiamo genericamente tasse, ma a favore no, di chi ci sta seguendo, sono sospesi i pagamenti fino al 31 agosto. È chiaro però che non sarà ovviamente l'unica misura, perché la sospensione, è solo come dire, uno slittamento del debito. Noi andremo ovviamente ad intervenire andando a sgravare, quindi a non far pagare a chi è in situazioni ovviamente di necessità, e su questo credo non sia corretto fare un taglio per tutti, perché se ad esempio ho un nucleo familiare composto da due dipendenti pubblici, non credo sia corretto andare a fare un taglio, no, per chi non ha una problematica. Ovviamente il focus sarà legato alle imprese del territorio. E quindi su quelle si andrà a lavorare non solo con lo sgravio fiscale, ma anche con incentivazioni. Abbiamo già, come dire, pronti alcuni atti da portare in consiglio comunale per il prossimo mese, e si andrà appunto a, come dire, ad aiutare, non a far slittare semplicemente, i pagamenti, perché, insomma, lo ritengo quasi ancora più grave pensare solo a uno slittamento delle scadenze, come sta avvenendo ad esempio a livello governativo per quanto riguarda, no, questi, Certo. slittamenti o comunque questi maggiori indebitamenti che poi le aziende fanno. Quindi bisogna intervenire concretamente con fondi, no, quindi con importi a fondo perduto per supportare le aziende. Questo è quello su cui stiamo lavorando. E stiamo ovviamente raccogliendo tutto quello che sono le risorse di bilancio che andremo a, come dire, a utilizzare per aiutare aziende e cittadini.
Bene, molto bene, grazie. Allora, fino a qui sicuramente gesti pratici di cui i nostri amici hanno bisogno anche di essere informati. Paolo Baccaglini, grazie Sindaco, grazie Nord-Est 24 per l'informazione tempestiva ai cittadini. Ciao Paolo, grazie a te che ci segui. Ringrazio Elisabetta Parise per le 200 stelle, questo grande supporto che ci stai dando. Luca Vernacci, grazie Sindaco. Anna Maria Mauro, grazie, bravo Sindaco, le donazioni. Quindi tornando al tema delle donazioni, dice devono essere fatte in silenzio e non fatte per mettersi in mostra. Condivido pienamente, condivido pienamente. Brava perché è molto no, facile andare fuori sulla stampa e dire ho donato 50 euro, che è il gettone di presenza di un consigliere comunale. Credo che la donazione si fa e si fa in silenzio. Ha sicuramente un altro valore e un altro significato, no? Sicuramente, Daniele. Bene, allora abbiamo Assolutamente. parlato, ragazzi, cerchiamo di riassumere di cosa abbiamo parlato. Abbiamo ancora molte, molte persone, più di un centinaio, connesse con noi, ma insomma, facciamo il punto della situazione, facciamo un report, un riassunto di questi 45 minuti di collegamento e ringrazio Galizio, veramente molto disponibile, poi so che deve andare tra poco, per cui lo lascio andare. Ragazzi, abbiamo fatto il punto della situazione, contagi e quarantene. Qual è la situazione attuale in pochi secondi, sindaco? Allora, sui 27 casi positivi del comune di Latisana, ad oggi siamo a 8 positivi e quindi 19 guariti. Negli ultimi 20 giorni ci sono stati solo 2 casi positivi, quindi incrociamo le dita e andiamo avanti così. Bene, per quanto riguarda mascherine, avremo un'altra distribuzione o meno? Come è andata la consegna? A che punto siamo? Allora, abbiamo consegnato al 99% delle famiglie, ripeto il numero di telefono 0431 59168 per chi non le avesse ricevute, si mette d'accordo con la Protezione Civile che gliele consegna, stiamo lavorando, stiamo continuando a produrre, stiamo producendo anche mascherine per i più piccoli, per i bimbi e quindi insomma ci siamo, chi ha necessità. Siamo a disposizione al numero di telefono che abbiamo detto. Va bene, 59168, lo ricordiamo ancora una volta anche per chi avesse avuto delle difficoltà in corso. Susanna Cascio, ciao, sono Susi da Udine. Ciao Susanna, poi abbiamo trattato l'argomento buoni spesa, a che punto siamo e diamo ancora qualche indicazione velocemente. Allora, buoni spesa, do dei numeri. Abbiamo ricevuto su base di ambito, quindi 12 comuni dell'ambito Riviera Bassa Friulana, 550 domande circa. Diciamo i comuni dove percentualmente sono arrivate più domande sono Lignano, Latisana e San Giorgio di Nogaro. Devo ringraziare anche gli uffici dei servizi sociali perché hanno avuto un carico di lavoro veramente molto molto importante e ci siamo, quindi oltre a questo poi ricordo come è stato detto, come avevamo già detto prima che si sta anche delineando il reddito di emergenza, quindi sarà un'ulteriore misura anche perché non stiamo parlando solo di buoni spesa, ma stiamo parlando anche di aiuti alle famiglie per pagare bollette, affitto e quant'altro. Quindi le richieste stanno già crescendo e insomma, questa è sicuramente fonte di preoccupazione per noi sindaci. Lei ha qualche discrezione in più riguardo al reddito d'emergenza? Noi sappiamo dalla ministra che appunto si è messo sul piatto diverse centinaia di euro per quanto riguarda il reddito d'emergenza che potranno coprire anche tante che mi scrivono come colf, badanti, no? In questo caso, se non sbaglio. Sì, di fatto stiamo attendendo i criteri, no, con cui verrà assegnato il reddito di emergenza, se ci saranno delle indicazioni a livello, no, di governo e quindi su quello. Chiaramente la nostra attenzione è quella di andare a capire le situazioni di reale necessità. Perché aggiungo un elemento anche, molto spesso capita che chi ha bisogno di aiuto per motivi magari di vergogna piuttosto che altri motivi, non sempre chiede l'aiuto, soprattutto quelli che ne hanno titolo. E quindi insomma, io invito chi ha necessità a rivolgersi ai servizi sociali, sono lì per quello e c'è la massima riservatezza.
Quindi questo ulteriore invito. Una cosa non abbiamo detto, per quanto riguarda il centro raccolta, come siamo ad oggi 25 aprile? È aperto? Non è aperto? Se è aperto, per chi? Allora, è riaperto, l'abbiamo riaperto come da indicazione su appuntamento, anche per evitare gli assembramenti che dobbiamo assolutamente evitare in tutti i modi, di fatto. Non ho segnalazioni di criticità in questo momento, quindi si va avanti sempre su appuntamento, si chiama appunto il municipio per richiedere questo appuntamento. Poi ovviamente verranno scalettati questi appuntamenti ogni 20 minuti proprio per permettere di andare a scaricare, no? I rifiuti e uscire poi in tutta sicurezza senza appunto dover stare vicino ad altri e quindi creando assembramenti nel centro di raccolta. Bene, e l'ultima cosa di cui avevamo discusso questa mattina, riassumendola anche qui in un minuto, piano di aiuti alle aziende e tasse, qual è insomma l'aiuto concreto di cui abbiamo parlato, Sindaco? Allora, ripeto, la prima azione che appunto abbiamo messo in campo ancora quasi un mese fa è stato quello di sospendere i pagamenti in prima battuta. Nel frattempo, insieme agli uffici, stiamo andando a costruire una serie di sgravi fiscali alle aziende e di aiuti e supporti economici o incentivi. Quindi è evidente che non basta traslare in avanti le imposte e i tributi, ma bisogna agire andando a, come dire, a sgravare anche totalmente laddove necessario queste imposte e tributi a carico delle attività e dei cittadini. Su questo il mio impegno è proprio quello di utilizzare tutte le risorse di bilancio disponibili per andare incontro a aziende e cittadini del mio territorio. Infatti stavamo parlando di questo, di difficoltà di economia, arrivano già tanti messaggi in riguardo, ma è che io sono praticamente abituato a leggere, non ci si abitua mai, nel senso che fanno sempre male. Sara Ferri scrive: noi abbiamo uno stipendio in quattro, non siamo riusciti a pagare l'affitto e non abbiamo nessun aiuto al momento, abbiamo anche le bollette da pagare, dice Sara Ferri. Quando uno si trova in questa situazione, sindaco, pratica uno stipendio in quattro e non riesce a pagare l'affitto quel mese, cioè come può intervenire? C'è un aiuto al Rivolgersi comune? ai servizi, rivolgersi ai servizi sociali 0431 525 164 o 165, e se ovviamente è residente nel comune di Latisana. Se è residente negli altri comuni, ci sono degli altri numeri di telefono, ma che sono reperibili sui siti dei comuni stessi, e ci si rivolge ai servizi sociali. Quindi, come dicevo prima, in questa fase stiamo vedendo un aumento importante di richieste di aiuti economici. I servizi sociali lavorano proprio su questo, quindi per questa necessità rivolgersi a quei numeri lì e ci sarà l'aiuto e il supporto. Perfetto, ok Sara, ti abbiamo dato un aiuto pratico 0431 525 164, Giuseppe Signorino, idem uno stipendio in tre, anzi siamo in quattro. Elisa San John, buongiorno. Ok ragazzi, siete tanti, ma ora dobbiamo chiudere per chi si è collegato tardi. Vi ricordo che la diretta rimane registrata, quindi sarà disponibile entro un paio di minuti. Comunque sarà disponibile su Facebook, in contemporanea su YouTube trovate, se preferite la potete quindi rivedere anche lì, e poi all'interno dei nostri articoli nel nostro sito web, nella sezione Friuli, sezione video, trovate proprio questo live per quanto riguarda il momento che abbiamo condiviso insieme al nostro sindaco Daniele Galizio. Grazie per essere stato con noi. So che avete altri aggiornamenti, ti devi sicuramente muovere. Ti ho tenuto anche fin troppo, invece di qualche minuto, ti ho trattenuto 53 minuti. Ma questa è l'esigenza delle persone che ancora sono collegate e stanno tutti ringraziando e commentando, ringraziando tanto e hanno apprezzato questa sua disponibilità, di cui, credimi, Daniele, la gente ha bisogno. Di questo tipo di contatto, ok? Domanda e risposta, domanda e risposta, fidati. Grazie a te Roberto e complimenti anche per il lavoro che svolgi e mi aggancio anche velocemente a quello che si è detto prima, non serve urlare, non bisogna urlare, in questo momento di emergenza bisogna evitare le polemiche e lavorare tutti insieme
soprattutto noi istituzioni, ma anche tu che ti occupi di informazione, lavorare proprio per stare vicini ai cittadini e questo quindi, insomma, mi complimento per il lavoro che fai e ti auguro buon lavoro. Grazie altrettanto, amici sindaco, intanto a volte do del lei, a volte do del tu, insomma faccio un po' di confusione, ma Siamo amici. siamo amici, ma rimane comunque una figura istituzionale, però il rapporto comunque è anche confidenziale da un punto di vista dell'informazione, per cui questa è una gran cosa e spero che sia così un po' per tutti i primi cittadini abbiano questa manifestazione anche d'affetto verso i propri collaboratori e poi anche gli operatori dell'informazione che in questo periodo comunque stanno lavorando, non dico H24, ma 20 ore su 24 siamo lì. Sindaco, più o meno, stiamo lavorando tanto. Grazie Daniele. Allora, io invece saluto tutti gli Grazie. amici e apprezzano tutti, bravi, gentilissimi. Grazie, ciao Daniele, Roberto, buona giornata anche a voi. Grazie mille, grazie sindaco da Elisa, grazie sindaco ancora da Paolo Baccaglini, tanti tanti amici. Ragazzi, noi ci riaggiorniamo più tardi. Se riesco nel pomeriggio oggi verso le 18, ora devo fare una telefonata. Probabilmente andremo in diretta con il primario per quanto riguarda il reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Udine con le terapie intensive. Parleremo della terapia dell'ozono perché tanti mi stanno chiedendo come funziona, appunto, e vogliono avere uno scambio riguardo delle domande e risposte, così come abbiamo fatto col sindaco di La Tisana, anche riguardo alle terapie intensive dell'ospedale di Udine, ma la terapia dell'ozono di cui tutta l'Italia in questo momento si sta interessando. Se riesco e se riesco ad accordarmi, quindi con questa intervista in diretta, andremo in diretta con il primario Amato De Monte delle terapie intensive di Udine nel pomeriggio tra le 17 e le 18, indicativamente. Più tardi comunque farò un cartello per farvi sapere se ci sarà questa cosa. Un abbraccio e grazie a quanti ci hanno seguito. Noi ci riaggiorniamo allora nel pomeriggio e poi appena ci sarà l'ordinanza di Fedriga saremo subito in diretta per andare a spiegarne i punti. Ok? A più tardi, ciao e buon 25 aprile a tutti, ovviamente. Ciao!